dimestichezza con il era camminare. Spoglio senza che venivano gente qua sopra, la gente veniva ma a piedi, la gente veniva e viene, sì. Però è chiaro che il fatto di non avere un mezzo per stare su, se non nei mesi estivi, quelli più turisticamente appetibili, lo rendeva comunque un po' meno fruibile durante gli altri mesi. Adesso cerchiamo di portare all'attenzione a tutti i beni culturali che c'è. Certo, perché tutto questo ci dà la possibilità di essere, di esplodere tutte le grandi possibilità di Monte Orlando, che sono davvero sconosciute anche ai gaetani, a molti gaetani. Lo so, al 99% dei gaetani. Quindi innanzitutto, ecco, parlare ai cittadini di Gaeta, che è la cosa storia più importante, perché se i cittadini del posto non conoscono le proprie bellezze, no, è difficile fare da veicolo verso l'esterno. Uno deve conoscere per amare e poi veicolare verso l'esterno. Quello ma è fondamentale. I gaetani, tutti i beni demaniali non li conoscono quasi, veramente, non solo. E ci dobbiamo lavorare, e questo è un le passo caserme, importante. Le caserme per... che ci abbiamo qua intitolato pure a quel criminale di Cialdini. Ma c'è di tutto di più, criminale e non criminale. Presidente, andiamo a farci questa passeggiata, andiamo. Abbiamo sentito il presidente del parco, c'è anche il dottor Rotasso qui. Qui sono anche le antenne che dovrebbero essere abbattute. Dove si dice che... alle relazioni nazionali e internazionali, quindi è una cosa un po' particolare. È un'iniziativa bellissima questa che hanno fatto, quindi veramente sì, ma quando...